adesso ti provo a parlare, Gigi, così a me dà tutto a posto, però aspetta. Buonasera e bentrovati a questa ultima giornata del girone di andata. Appena terminerà l'Ime, inizieremo con la telecronaca.
Buonasera e bentrovati a questa ultima giornata del girone di andata. Oggi la Covema è impegnata sul campo del Gramsci Volley Reggio Emilia, che al momento chiude la classifica con 7 punti, ma è reduce dalla vittoria sul campo di Montespertoli per 3-2, mentre la Covema, come sappiamo, ha vinto la scorsa partita in casa contro l'Olimpia Ravenna per 3-1. Tanto il punteggio 4-2 per la Covema e adesso in battuta Reggio Emilia. Riceve Strena invece in palleggio, poi Forni in bagger per Finali, che va a segno cercando le mani alte del muro. Bellissimo punto di Greta Finali. Questa settimana abbiamo parlato anche con Capitan Forni in vista di questa partita. La squadra si è allenata molto bene, ovviamente dopo la vittoria di Ravenna contro le due Ravenna l'entusiasmo è sicuramente incrementato. Intanto adesso arriva questa fast da parte di Alice Righelli. 3-5 il punteggio, l'importante comunque è non calare di concentrazione, anche perché, come aveva detto Capitan Forni, tutte le squadre di questo campionato, anche dalla metà in giù, sono squadre comunque molto grintose, possono diventare ossiche. Intanto Reggio Emilia che dite, poi difesa di Vece, palla al centro per Focaccia, palla che viene tenuta, poi Finali, adesso free ball per Reggio Emilia, palla ancora al centro, muro di Focaccia, poi adesso palla in posto 4 e arriva questo money out da parte di Stefania Dozzi. Comunque Martini che fa un pallonetto al centro del campo, molto ben eseguito per la squadra di casa, che va al servizio con Alice Righelli. Viene murata dal muro di Alessandra Fava. 7 pari, quindi il primo metro di campo, e si va al primo tema tecnico di questo primo set fra Gramsci Bull Volley e Covema San Lazzaro sul punteggio di 8-7. Squadra di casa, poi una piazzata Finali da posto 6 e arriva il punto di Serena Vece da posto 4. E Covema ha meno 1 ed è Martina Focaccia adesso ad andare al servizio. Salto flop e trova l'ace Focaccia. Questo è l'ace che vale il pareggio. Vediamo che il timeout chiesto da coach Casadio ha avuto subito i suoi effetti. Del resto, come abbiamo visto anche nella partita casalinga di domenica scorsa, dopo l'avvio di buono di Ravenna, la Covema è riuscita a vincere il quarto set. Adesso Covema che conduce di una lunghezza 10-9. Sentiamo il tecnico del San Lazzaro che incita la sua squadra. Focaccia ancora al servizio dopo l'ace, presso riceve Reggio, poi palla al centro e arriva questo pallonetto che va a scavalcare il muro da parte di Alessandra Fava. E adesso 10 pari il punteggio, squadre dunque a contatto. Reggio al servizio, riceve Vece in palleggio, poi Forni in bagger per Serena Vece che trova la difesa del libero. Adesso costruiscono le ragazze di casa, arriva questa pipe vincente e Reggio Emilia è di nuovo avanti di una lunghezza. 11-10 il punteggio. Agostini in battuta. È out il servizio, quindi questo è il punto, l'11° punto per la Covema. Nuovamente parità. Giulia Visentini adesso al servizio, buona la sua battuta,
poi adesso costruisce Reggio, ma viene fischiato un doppio alla palleggiatrice Chiara Agosti. Ancora Visentini in battuta, 12-11 il punteggio, e Covene che adesso conduce. Buona, costruisce in bagger, poi arriva un attacco da posto 4, Forni che spinge per Vece, altro punto per la schiacciatrice del San Lazzaro, e Covene che si porta avanti di due lunghezze. Intanto sentiamo il tifo con i tifosi presenti anche oggi qui a Reggio Emilia con tanto di tamburi. Visentini al servizio, poi adesso deve costruire in bagger Agosti, c'è un muro da parte della Covene, free ball adesso, chiama Spada, poi Forni sempre per Vece ed è il terzo punto per Serena Vece, che ha iniziato molto bene questa partita. Ricordiamo anche l'ottima prestazione disputata in casa contro Ravenna, ma adesso arriva un time out chiesto da Ivano Cafagnini, tecnico del Gramsci Pool Volley. Il time out chiesto da coach Caffagni sul punteggio di 11-14 con Covene avanti di 3 lunghezze. Adesso arriva il 12° punto per la formazione di Reggio Emilia, e a segnarlo è Carolina Baldoni. 12-14 il punteggio. Gozzi al servizio, ripetizione in palleggio per Vece, poi Forni va di là, una free ball, chiama il libero di Reggio, palla in posto 4, ma c'è una difesa di Galletti che si mette bene sulla diagonale, poi arriva un altro punto sempre di Serena Vece, che piazza e gestisce bene questo pallone che termina nell'ultimo metro di campo. Covene nuovamente a più 3, 12-15 il punteggio della stessa Serena Vece ad andare in battuta. Battuta flottante per Serena Vece, poi palla al centro, pallonetto, ma palleggia Spada, poi palla che tocca il muro di Reggio Emilia. Adesso in attacco la Pool, ma arriva questo muro firmato Giulia Spada. Molto difficile anche tentare una copertura. 12-16, si va così al secondo time out tecnico di questo primo set. Si è concluso anche il secondo time out tecnico di questo primo set. Vece al servizio, adesso Reggio in attacco,
ci arriva Serena, invece chiama questo pallone molto decisa, poi arriva il muro della pool volley, poi arriva adesso l'attacco di Greta Pinali, ma Reggio Emilia che difende, altra difesa da parte di Serena Vece, Forni deve costruire in bagger per Pinali che gestisce questo pallone ma trova il muro di Reggio Emilia e è out questo secondo attacco di Greta Pinali, 13-16 il punteggio, Covene avanti di tre lunghezze e adesso Reggio Emilia va al servizio con Alessandra Fava. Esce il suo servizio e così la Covene è a quota 17. Vada adesso in battuta. 13-17, ricordiamo sempre il punteggio con Covene avanti. Battuta a piedi a terra e arriva l'ace di Giulia Spada. Abbiamo visto anche l'esultanza di coach Casadio proprio qui alla nostra destra e il pubblico Covene che si fa sentire sempre di più con tamburi e cori. Ancora Spada al servizio, buona la sua battuta, adesso costruiscono le ragazze di Reggio, palla nella metà campo della Covene, arriva il palleggio di Focaccia, ma poi molto brava a Pinali ad accorciare la rincorsa, cercare le mani del muro e trovare il 19° punto, ma arriva un altro time out chiesto da coach Caffagni. Torna in campo sul punteggio di 13-19 a favore della Covene e di nuovamente Spada al servizio. Adesso palla al centro per Reggio, arriva Spada, Forni in posto 4 per Pinali, palletta, ci arriva la palleggiatrice, poi Bici che alza in posto 4, muro, copertura adesso di Reggio Emilia, in attacco adesso Reggio che piazza il pallone, palla in 4 per Pinali, palla che tocca il muro, poi tengono le ragazze di casa, adesso invece con una mano, grande recupero, chiama Spada, è deciso a buttare di là questo pallone, free ball, palla al centro e adesso è Reggio Emilia a chiudere questo scambio lungo e a chiuderlo è Alice Rigalli, 14-19 il punteggio. E adesso c'è un doppio cambio per la squadra di casa. Al servizio va la neoentrata Elisa Baroni. Reggio al servizio, riceve bene Serena Vece, fast per Focaccia che trova questo punto rallentando il colpo e gestendo il pallone, 14-20 il punteggio e in battuta va Capitan Forni, ricordiamo protagonista della nostra rubrica dedicata al consorzio VIP questa settimana. Forni riceve Reggio Emilia, poi palla al centro e il punto è di Alice Righelli, Gramsci che sta giocando molto al centro e adesso sono le migliori realizzatrici. Reggio al servizio, poi un po' imprecisa ricezione della Covene, free ball, ci arriva il libero di Reggio, Baroni in posto 4, ma poi ci pensa Focaccia che chiude con questo muro, grande grinta per
Lecce Romagnola, ormai una delle veterane della Covene. 15-21 il punteggio, adesso al servizio va Greta Pinali. Buona la sua battuta su bici, poi palla in 4, ma arriva un altro muro, questa volta il muro è di Giulia Visentini e Covene che conquista un altro punto. ...15-22 adesso il punteggio, Pinali in battuta. Buono il suo servizio, deve costruire il libero di Reggio Emilia, palla in 4 che gioca... adesso palla nel metà campo di Reggio Emilia, arriva l'errore da parte della schiacciatrice della squadra di casa. 23-15 adesso il punteggio. Quindi Covene che ha conquistato diverse lunghezze di vantaggio. Pinali in battuta, buono il suo servizio. Poi arriva questo attacco che è giudicato in campo. No, scusate, palla toccata a muro. Non sono molto dell'idea le ragazze di San Lazzaro, neanche il tecnico, ma il punto è per Reggio Emilia che conquista così un'altra lunghezza. 16-23 il punteggio. Pinali, poi Focaccia al centro, difendono le ragazze del pool volley. Ancora Covene, poi palla adesso nella metà campo di Reggio, poi invece che chiude con questo muro e firma il 24esimo punto, quindi primo set point per la Covene. 24-16 dunque il punteggio. Buono servizio di Focaccia, poi palla in posto 4, è una piazzata, viene murata da Spada, poi costruiscono le ragazze di Reggio Emilia, palla per Visentini, c'è la difesa dei bici, poi deve alzare in bagger adesso Baroni e arriva il punto da parte di Nadia Di Tommaso che annulla così il primo set point per la Covene. Riceve Pinali, poi Vece, gioco che prosegue, poi ancora Forni per Visentini che manda out il pallone. ...18-24 il punteggio. Gramsci al servizio, poi aggiusta Spada, arriva Serena Vece e si chiude con un errore in attacco da parte di Reggio Emilia il primo set sul punteggio di 18-25 per la Covene. Covene 2 conduce un 7-0.
sta iniziando il secondo set di Gramsci Pool Volley Reggio Emilia e come messa al Lazzaro noi siamo in diretta ovviamente da Reggio Emilia che va subito al servizio con Alice Righelli. Ricordiamo primo set vinto dalla Covene 25-18 e adesso arriva il primo ace della partita di Reggio Emilia che va ancora al servizio con Righelli, poi Forni per Pinali, palla che tocca al muro ma c'è la difesa da parte di Reggio Emilia, palla in posto 4, ottima difesa in diagonale di Galetti, adesso Visentini che chiude e porta la situazione subito in parità, 1 pari il punteggio. Spada al servizio, buona intenzione di Reggio Emilia, poi tenta una palla di seconda intenzione ma leggono le ragazze della Covene. Palla in posto 4, c'è un'ottima difesa in diagonale di Spada, free ball adesso per Reggio Emilia, costruisce in posto 4 e poi arriva l'attacco vincente da parte di Carolina Baldoni, adesso al servizio va la palleggiatrice Chiara Agostini. Riceve invece in palleggio, poi palla in 4 per Pinali che sfonda il muro di casa. 2 pari il punteggio, quindi prime battute equilibrate e al servizio va capitano Giulia Forni. Che cazzo! Buono il servizio di Forni, poi Agostini in posto 4, palla che tocca il muro di Ficaccia, prova invece a tenere questo pallone ma arriva il punto di Reggio Emilia, 3-2 il punteggio e Reggio Emilia che va al servizio con Stefania Gozzi. Riceve Galetti, Forni deve alzare in bagger per Visentini che va a segno con questo pallonetto, 3 pari il punteggio. Pinali adesso in battuta. Buono il servizio di Pinali, poi Agostini va al centro da Righelli. Pinali per Vecchia, giusta con questo pallonetto ma trova la difesa di Reggio, Pipe, Pinali, poi palla per Visentini che viene fermata dalla centrale del Gramsci Pool Volley, 4-3 il punteggio, ottima prestazione per le centrali di casa che stanno facendo la differenza per la formazione reggiana. Pinali, poi Forni spinge per Serena Vece che si trova al muro a 1 ma c'è una free ball per secondo set, è stato qualche problema tecnico, comunque Covene che è avanti 16-10, quindi secondo terreno tecnico di questo secondo set fra Gramsci Volley e Covene San Lazzaro.
si torna in campo con Forni al servizio, riceve Reggio Emilia, poi arriva un fallo di doppio per la palleggiatrice di casa, quindi 17° punto per la Covemme che adesso conduce 10-7, sempre capitano Forni in battuta. Reggio, poi Agostini deve costruire in bagger, arriva questo attacco vincente in parallela di Nadia Di Tommaso, 11-17 il punteggio e Gozzi al servizio. Pinali in palleggio, poi invece in bagger per Vicentini che piazza questo pallone, palla in posto 4, arriva la difesa di Galetti, free ball per Reggio, arriva Bici in bagger, poi palla al centro e trova il punto Alessandra Fava, continua il buon momento per i centrali della formazione di Reggio Emilia, adesso sempre Gozzi al servizio sul punteggio di 12-17 per la Covemme. Gozzi in battuta, riceve Galetti, poi palla in posto 4 per Visentini, palla che tocca al muro, poi c'è il libero, palla per Nadia Di Tommaso che trova il 13° punto. Time out chiesto da coach Casalio subito per interrompere la striscia positiva della formazione di casa. Torna in campo dopo il time out di Claudio Casadio sul punteggio di 13-17, sempre in favore della Covemme. Gozzi al servizio, riceve Galetti, poi palla per Martina Fondaccia e arriva il 18° punto. 13-18 dunque il punteggio e si va al servizio con Greta Finale. Finali, poi riceve Bici, costruisce il centrale, arriva il muro ma c'è un'ottima copertura da parte di Reggio Emilia, arriva Visentini, palla per Focaccia e trova una, c'è un'ottima difesa, palla che sembrava quasi caduta, però trova il 14° punto la formazione di casa, 14-18 il punteggio, 4 le lunghezze di distanza fra le due formazioni. Reggio al servizio, riceve Pinali, poi Focaccia per Vece, palla che viene tenuta Agostini per Di Tommaso, ottima difesa di Visentini. Peccato, o meglio, Visentini era su quel pallone, peccato perché sarebbe stato veramente un grandissimo recupero. 15-18 il punteggio, Covemme avanti sempre di 3 lunghezze. Fava al servizio, poi Forni per Vece che però trova il muro di Nadia Di Tommaso ed è 16-18 il punteggio. Sempre Alessandra Fava in battuta. Fava al servizio, poi Pinali, palla che rimane viva ma viene fischiato un fallo di seconda linea alla Covemme.
E quindi 17 a 18, Reggio che recupera e è a meno 1 adesso. Riceve Pinali, poi palla per Focaccia che viene murata, ma c'è una copertura e poi arriva il 19° punto con Focaccia che si riscatta subito. 19-17 dunque il punteggio. Focaccia in battuta, riceve Gozzi, poi alza in bagger Agostini e arriva questo bellissimo attacco in diagonale da parte di Benedetta Mambelli. 18-19 il punteggio di Tommaso in battuta. Diceva Serena Vece, poi palla per Vece che però viene fermata a muro. 19 pari il punteggio di Tommaso in battuta. Buono il suo servizio, riceve Pinali, poi palla per Spada, palletta dietro il muro, ma leggono le ragazze di Reggio Emilia, altro pallonetto, questa volta ci arriva Forni, poi Visentini che viene murata, copre Spada, altro scambio comunque lungo e alla fine invece trova il punto, palla che tocca il cordino, poi cade a terra. 19-20, Coveme che torna avanti di una lunghezza. Visentini in battuta. Ci va bene Reggio, poi palla per la centrale Righelli. Quindi nuovamente parità. Adesso c'è un cambio, entra al servizio Paterlini ed esce Benedetta Mambelli. Buono il suo servizio, poi adesso Vece che viene fermata, ma c'è la copertura di Spada che adesso va ad attaccare una fassa, altro muro per Reggio e poi arriva a questo punto della Covene, palla che termina nell'ultimo metro di campo, si arrabbia molto il tecnico di Reggio Emilia. 20-21, Covene che torna avanti di un punto. 10, poi riceve Bici Agostini in posto 4, c'è un'ottima difesa di Galetti, invece per Pinali, palla in campo e Coverna più 2, ferma subito il gioco Ivano Caffagna. Torna in campo dopo il time out chiesto dal tecnico di Reggio Emilia. Si riprende con Serena Vece al servizio. Riceve Paterlini, poi Fast e chiude Alice Righelli. Ed è la stessa Righelli ad andare al servizio sul punteggio di 21-22 con Coveme che conduce. Di
Galli al servizio, poi riceve invece Spada, tiene questo pallone Reggio, palla in posto 4, poi arriva questa lungo linea da parte di Gozzi. 22 pare il punteggio. Righelli in battuta, riceve Vece, poi palla per Pinali che tira fortissimo, braccio molto veloce, tenta di tenere questo pallone Gozzi, ma è un attacco veramente molto potente. 23-22 il punteggio, Covemi a più 1. Riceve Paterlini, poi palla di seconda intenzione ma legge bene Spada, arriva Gozzi, palla per Di Tommaso, ma è out il suo attacco, quindi set point per la Covemi, 24-22 il punteggio. Out il servizio della Covemi, quindi si riporta sotto di una lunghezza la formazione di casa. Agostini in battuta, riceve Pinali, poi ci prova Gozzi, ma si chiude il secondo set sul punteggio di 25-23, Covemi che si porta su 2-0.
tutto è pronto per il terzo set fra Gramsci Pool Volley Reggio Emilia e Covemme San Lazzaro. Ricordiamo Covemme che conduce 2-7-0. Finali al servizio, poi attacco adesso per Reggio Emilia, Giulia Forni per Giulia Visentini, palla che tocca il muro di Reggio, poi ci arriva il libero e il primo punto è il muro di Martina Focaccia, come che parte subito bene, 1-0 il punteggio. Ancora al servizio e arriva l'Eis per Pinali, 2-0 il punteggio. Hanno il servizio di Pinali, poi palla al centro, ma una palla ancora nella metà campo di Reggio e arriva questa diagonale vincente di Gozzi che firma il primo punto per la squadra di Reggio, 2-1 quindi il punteggio. Reggio al servizio, riceve Serena Vece, poi palla per Visentini che va a segno con questa diagonale, praticamente la palla che non si è vista, 3-1 il punteggio. Focaccia in battuta. Buono il servizio di Focaccia, poi palla al centro, ci arriva Visentini, poi alza in bagger, spada per Serena Vece che trova questo punto giocando sulle mani alte del muro, 4-1 il punteggio, Coeme che va subito avanti di tre lunghezze. Focaccia ancora al servizio, poi palla in posto 4, arriva il muro ma c'è una copertura, Agostini ancora in posto 4, ma la palla è out, errore quindi per Nadia Di Tommaso da posto 4, 5-1 il punteggio e prontamente Ivano Cafagni chiama il primo time out di questo terzo set. Torna in campo, 5-1, ricordiamo il punteggio con Focaccia al servizio. Adesso Nadia Di Tommaso che trova il secondo punto riscattando così l'errore commesso in precedenza. Gozzi al servizio, riceve bene Pinali, poi spada dal centro. Trova il sesto punto, 4 dunque i punti di vantaggio per la Covemme che va al servizio con Giulia Visentini. Tanto abbiamo sentito le indicazioni tecniche di Casadio, riceve il libero, poi palla al centro, ottima difesa di Galetti, poi Vece che viene fermata, c'è la copertura di Visentini, ancora palla in 4 per Serena Vece. Tengono le ragazze di Reggio Emilia e poi arriva questa difesa di Pinali, ma la palla va contro la parete. Ma in ogni caso complimenti in questo caso alla squadra di casa che in difesa sta veramente cercando di tenere tutto. Potuta in salto flotte e poi
arriva l'Ace, firmato Alessandra Fava, come abbiamo detto, i due centrali in questo match stanno facendo la differenza per la squadra di casa. Adesso riceve Serena Vece, chiama Visentini, poi Vece, ma si ferma a rete il suo attacco e regge. Adesso è a meno 1, 5-6 il punteggio. Sicuramente è una squadra che non molla. Serena Vece, poi Forne in bagger per Vece, questa volta va a segno e conquista il settimo punto. 5-7 il punteggio. E Casadio che invita a dare il massimo adesso. Serena Vece in battuta, riceve, poi Agostini va da Di Tommaso, poi costruiscono i ragazzi della Covene, Pinali che viene prima contenuta, poi tengono le ragazze di Reggio, ha un braccio Pinali, intanto Covene che ci prova veramente sempre. Arriva il muro di Spada, scambio lungo, free ball per Covene, chiama questo pallone Vece e poi spiazza completamente la difesa di casa, Giulia Forni con questa palletta di seconda intenzione. Adesso il punteggio dice 8-5, si va al primo timeout tecnico di questo terzo set. Si torna in campo dopo il primo timeout tecnico di questo terzo set. Vece al servizio, buona la sua battuta, poi free ball per la Covene. Adesso Pinali in attacco e trova il nono punto. 9-5 il punteggio. Ancora Serena Vece al servizio. Agostini deve costruire in bagger, difesa di Pinali, poi alza Spada in bagger e Pinali che va a segno con questo money out. 10-5 adesso il punteggio. Covene che tenta di scappare. Buono servizio di Serena Vece, poi Agostini in posto 4, altra difesa di Pinali, tengono questo pallone, poi arriva questo doppio da parte di Pinali mentre nel mandare di là questo pallone. 6-10 il punteggio. Di Tommaso in battuta. Riceve Galetti, poi Spada ma trova la difesa della squadra di casa, free ball, chiama Galetti, poi palla per Spada che trova prima le mani del muro, poi la difesa del libero di casa e chiude l'azione Benedetta Mambelli trovando il money out. 7-10 il punteggio.
di Tommaso al servizio. Riceve Galetti, Forni in 4 per Pinali, ma è out l'attacco di Greta Pinali. 8-10 il punteggio, Reggio che comunque è lì. E questa volta c'è un timeout chiesto da coach Casadio sul punteggio di 8-10. Torna in campo sempre con Di Tommaso in battuta. Riceve Galetti, poi chiama Spada, attacca Pinali, trova il libero di Reggio, poi altro punto di Mambelli. Reggio che si porta a meno uno. -9-10 dunque il punteggio. Pinali, poi deve aggiustare Forni e adesso Pinali che risolve, portando la Covene nuovamente a più 2. Intanto vediamo Focaccia che è entrata in campo sempre con la sua solita grinta. 9-11 il punteggio, Spada in battuta, buono, riceve Mambelli, poi palla ancora per Mambelli, però arriva il muro di Martina Focaccia, provano a tenere questo pallone ragazze di Reggio, ma arriva il 12° punto per la Covene. Spada in battuta, buono il servizio di Spada, molto ficcante, poi Pinali ci mette una mano, Focaccia che viene murata, Forni ancora da Focaccia che trova la difesa di Reggio Emilia e poi arriva l'errore in attacco da parte di Reggio, quindi Covene 13-9. Sempre Spada al servizio, riceve Gozzi, poi palla per Mambelli, ottima difesa di Spada, palla che però va nella metà campo di Reggio, ancora Spada in difesa, ben piazzata sulla diagonale, arriva la difesa del libero Bici, poi deve aggiustare Mambelli, ma la palla è out. 9-14 il punteggio, adesso a interrompere il gioco è Ivano Caffani. Squadre che tornano in campo dopo il timeout di coach Caffagni, sul punteggio 9-14 per la Covene. Spada al servizio ma si ferma a rete la sua battuta. Adesso entra Paterlini al posto di Mambelli. Cambio già visto anche nel set precedente.
Reggio al servizio, riceve Pinali, poi Forni che tenta una parete di seconda ma viene murata e adesso viene fermata Greta Pinali, 11-14 il punteggio. Reggio al servizio. Riceve Galetti, poi costruisce Forni per Pinali, c'è la difesa di Bici che sta comunque disputando un'ottima prestazione, altra difesa per la Coveme, ma c'è Forni che ha accusato un problema. Ovviamente applausi per Capitan Forni. Dopo avremo sicuramente la situazione più chiara. Quindi questa azione che fa. Tanto entra Sara Migliori. E Forni che adesso è con la fisioterapista Cecilia Ramazza. Intanto Vece che chiede subito formazioni, bisogna stare calmi in questo momento e speriamo di avere al più presto notizie di Capitan Forni. Tanto gioco che riprende, 11-14 il punteggio. Reggio al servizio, poi Migliori in bagger. Palla out per Pinali, 12-14 il punteggio. C'è un time out chiesto da coach Casadio. Adesso Forni che è seduta, sempre con la fisioterapista. Squadra intanto che tornano in campo, poi Migliori per Pinali che viene fermata. Invece era in copertura ma gli è sfuggito il pallone. 13-14 il punteggio. Reggio al servizio, riceve Galetti, poi prova a aggiustare il pallone Pinali, ma adesso Reggio che trova la parità, 14 pari, sono ragazze che si riuniscono al centro, bisogna reagire anche perché la Covema ha sempre dimostrato di saperlo fare. Reggio al servizio. Riceve Pinali, poi molto brava Migliori, adesso palla che rimane viva, c'è una difesa di Vece, Migliori in 4 per Pinali che trova prima il muro, viene contenuta, poi adesso Reggio che trova il 15° punto, palla che tocca il muro, ma il
il punto per la squadra di casa, 15-14 il punteggio. Però vediamo Capitan Forni che anche in questo caso sta incitando le compagne, e Ilaria Casini adesso che si prepara a scaldarsi. Poi free ball adesso per Reggio, palla in 4, ma c'è un ottimo muro di Focaccia, c'è copertura anche di Reggio, altro muro, arriva il libero, poi c'è l'errore da parte di Reggio, palla che si ferma a rete ed è il 15° punto anche per la Covene, che esce subito da questa situazione. 15 pari il punteggio e migliori al servizio. Buona la sua battuta, poi arriva Galetti, migliori in bagger, che è entrata molto bene in questa partita. Ottima difesa di Vece, arriva Galetti per Visentini, che però manda out la palla. 16-15 il punteggio e Reggio che adesso conduce al secondo tempo tecnico. Bene, si torna in campo sul punteggio di 16-15 con Reggio che conduce. Reggio al servizio, riceve bene Galetti, poi palla per Visentini che viene murata, c'è in copertura Vece. Righelli al servizio. Riceve Galetti, poi palla per Focaccia, trova la difesa di Paterlini e adesso è out. No, c'è stato prima un tocco muro. Tanto il tifo Covene che si sta facendo sentire, perché più che mai adesso la Covene deve reagire. Adesso Galetti, poi migliori per Pinali, che trova il 16° punto, grandissima Greta Pinali. Ed è la stessa Pinali ad andare al servizio. Buona la sua battuta, riceve Bici, poi palla al centro, ma c'è un ottimo muro di Serena Vece ed è out l'attacco di Gozzi. Covene che torna meno uno, grande reazione. Pinali in battuta, buona la sua battuta, poi Gozzi e c'è il muro di Focaccia e Covene che adesso torna in parità, 18 pari il punteggio. Nalin battuta, buona al suo servizio, riceve Paterlini, poi palla per Gozzi.
Comunque Galetti era perfettamente in posizione, palla che però schizza sul soffitto. Rossini al servizio, riceve Galetti, poi free ball. Adesso costruiscono le ragazze di Reggio. Paterlini, ma è out il suo attacco. Scusate, Di Tommaso, ma è out il suo attacco. 19 pari il punteggio e Martina Focaccia in battuta. Vanno al servizio di Focaccia, poi palla al centro, tengono bene le ragazze della Coveme, free ball adesso per Reggio, palla al centro, ottima difesa di Focaccia, free ball, arriva il libero di Reggio, poi peccato perché Focaccia ci aveva messo una mano su questo pallone, 20-19 adesso il punteggio. Bene che comunque è ancora lì. Reggio al servizio, riceve Vece, poi free ball, manda di là questo pallone spada, comunque ci arriva in affanno Reggio. Ottima difesa di Migliori che, come abbiamo detto, è entrata molto bene in questa partita. E poi arriva il punto di Alessandra Fava, 21-19 il punteggio, Gozzi adesso al servizio. Tanto tifosi sempre molto presenti e vicini alla squadra. Riceve invece poi Visentini che viene andata, ma c'è la copertura di Galetti, sempre molto attenta, e Serena invece va a segno con questo money out, 20-21. Visentini al servizio, buona la sua battuta, poi Pinali chiama Galetti, Serena invece si trova la difesa del libero di Reggio e poi arriva questo attacco vincente da parte di Benedetta Mambelli, comunque 22-20 il punteggio. Reggio al servizio, riceve Finali, poi Migliori per Vece che trova il muro di Reggio, chiamano le ragazze di casa, poi arriva Finali, molto brava a tenere questo pallone, Vece, c'è un'altra difesa di Reggio, Galetti, poi Migliori per Visentini che spinge questo pallonetto, Mambelli, poi c'è il muro della Coveve, tengono i ragazzi di Reggio, bello comunque questo scambio e poi arriva il muro vincente della Coveve, 22-21 il punteggio. Invece al servizio, buona la sua battuta e trova anche Leis Covene che adesso trova il pareggio, ottima battuta di Serena Vece. Buono il suo servizio, poi palla al centro, spada. Arriva Migliori, poi Pinali, palla in posto 4 per Mambelli che chiude questo punto molto bene da posto 4, 23-22. Reggio al servizio, riceve Pinali, poi spada che chiude con
questa Fast, ed è la stessa spada da andare al servizio. 23 pari il punteggio, finale di set molto calda. Buono servizio di spada, poi palla in posto 4 per Mambelli, c'è un'ottima difesa di spada, poi migliori per Pinali, prova la difesa di Reggio, poi palla in 4 per Mambelli che trova il 24esimo punto. 24-23 il punteggio, tensione che sale. Riceve Galetti, poi Focaccia che non chiude, tengono le ragazze di Reggio, ma Gozzi, poi Pinali ma non chiude, palla in 4, ottima difesa di Galetta, grande cuore Covene, poi Pinali, c'è un'altra difesa di Reggio e poi è Gozzi a chiudere il terzo set. 2-1 dunque il punteggio. Comunque complimenti alla Covene che ha comunque lottato fino alle ultime battute.
squadre che tornano in campo per il quarto set fra Gramsci, Pool, Volley, Cupeme, San Lazzaro, situazione 2-7-1 per la Cupeme. Adesso non abbiamo ancora notizie certe di Capitan Forni, che ha terminato prima la partita a causa in fortunio, quindi sarà migliori di nuovo in campo. Comunque buona prestazione per la giovane palleggiatrice di San Lazzaro. Adesso prime battute del quarto set, free ball per la Cupeme, poi palla per Vece che chiude con questa parallela. Primo punto per la Cupeme. Focaccia al servizio. Riceve Mambelli, poi Spada, arriva Migliori, palla che tocca il muro e alza il braccio molto sportivamente Alessandra Fava. 2-0 quindi il punteggio. Caccia al servizio, riceve Mambelli, poi palla in posto 4, ottima difesa di Focaccia, appoggia la centrale di Reggio Emilia, ma è out l'attacco di Nadia Di Tommaso e Cupeme che parte subito bene, 3-0 il punteggio. Martina Focaccia in battuta. Riceve Bici, poi palla al centro e arriva questo punto di Alessandra Fava che continua il suo match positivo. Gozzi al servizio. 3-1 il punteggio. Riceve invece poi Migliori per Visentini. Palla che viene toccata a muro, 4-1 il punteggio. Visentini in battuta. Buono il suo servizio, riceve Gozzi, poi palla al centro, tiene Vece e poi arriva il punto di Sara Migliori. Bravissima Sara Migliori, che ha mostrato subito grande maturità. 5-1 il punteggio. Visentini, poi riceve Gozzi, parla per Di Tommaso, ma la palla è out. E adesso entra Baldoni al posto di Di Tommaso. 6-1 il punteggio. Visentini, poi riceve Gozzi, Mambelli, ottima difesa di Pinali, poi palletta, c'è Gozzi, Agostini per Mambelli che viene murata e poi arriva il settimo punto per la Cupeme, 7-1 il punteggio. Visentini al servizio, riceve Gozzi, poi difende Pinali, Migliori e poi c'è questo finta, questa fase, poi attacca Visentini e poi arriva il muro della Cupeme, 8-1 il punteggio. Si va così al primo time out tecnico di questo quarto set.
Si torna in campo dopo l'ottimo inizio del Covemme, 8-1 ricordiamo il punteggio a questo primo time out tecnico di questo quarto set. Tanto Mambelli che trova il secondo punto, 2-8 il punteggio. Fava al servizio, ma è out la sua battuta, 9-2 il punteggio. Serena Vece al servizio. Buona la sua battuta, riceve Gozzi, poi Mambelli che viene fermata dal muro di Sara Migliori. Prima l'attacco, poi il punto a muro, grandissima Sara Migliori. Invece al servizio riceve Gozzi, poi Agostini e arriva il punto di Carolina Baldoni. Il punteggio, Covemme avanti. Baldoni al servizio, riceve invece poi Fast per Spada, ben servita da Sara Migliori, 11-3 il punteggio, Covemme che cerca di scappare. Spada in battuta, riceve Mambelli ma non è precisa la sua ricezione, ci mette un braccio invece, poi Pinali che viene fermato, ma c'è una copertura molto brava, Migliori, difesa di Gozzi, ci arriva Agostini, poi Mambelli che però viene fermata, 12-3 il punteggio. Covemme è entrata subito bene in questo quarto set, come del resto sa fare la squadra di coach Cavalier, c'è un time out chiesto dal tecnico di Reggio Emilia. Si torna in campo dopo il time out chiesto da coach Caffagni sul punteggio di 3-12, Covemme che è entrata molto bene in questo quarto set, buono il servizio di Spada che trova l'ace, sono 10 adesso le lunghezze di vantaggio per la squadra di coach Claudio Casadio. Spada in battuta. Buono il servizio di Spada, riceve Gozzi, poi Fast e arriva il punto di Alice Righelli. 4-13 il punteggio, comunque sono 9 i punti di vantaggio per la formazione di San Lazzaro. Mambelli in battuta, riceve invece, poi costruisce Migliori per Pinali che trova il 14° punto, quindi Covemme che torna più 10. Adesso Mambelli che chiede formazione, intanto si asciuga anche le scarpe. Migliori al servizio, riceve Bici, deve costruire in bagger Agostini, poi c'è un'ottima difesa di Galetti, ancora Galetti e poi Visentini che chiude con questo
Mané out. 15-4 il punteggio. Ancora migliori al servizio. È out la battuta di migliori. Com'è che però ha sempre un ampio vantaggio, ricordiamo 10 punti in più. Righelli al servizio, ma è out la sua battuta. 16-5, si va così al secondo timeout tecnico di questo quarto set. Si torna in campo sul punteggio di 5-16 con Kovemä avanti. Si è appena concluso il secondo timeout tecnico di questo quarto set. Bici che riceve, poi palla al centro, difesa di Visentini, poi ci arriva Mambelli, palla in posto 4 per Gozzi. Peccato, ci prova Focaccia a tenere questo pallone. 6-16 il punteggio e Agostini al servizio. Riceve Pinali, poi chiama Galetti e va da Serena Vece, trova prima il muro, poi la difesa di Mambelli e arriva il punto di Carolina Baldoni, 7-16 il punteggio. Agostini al servizio, riceve Pinali, poi palla per Serena Vece che chiude questo punto in diagonale. 7-17 il punteggio, sempre 10 punti di margine per la formazione di coach Claudio Casadio. Focaccia in battuta, poi riceve in palleggio Mambelli, palla al centro e poi Fava trova l'ottavo punto. Gozzi in battuta. Riceve Vece, poi palla per Visentini che viene contenuta, poi Agostini in 4 per Mambelli che però viene murata dall'ottimo muro della Kovemä. 8-18 il punteggio. Il punteggio. Otto il punteggio, palla che non passa, c'è un time out
chiesto da coach Cafagni. Torna in campo con Giulia Visentini al servizio. Riceve Bici, poi Gozzi per Mambelli, che trova il nono punto. Fava al servizio. Riceve Pinali e poi arriva il punto da parte di Righelli, 10-20. Colena che comunque rimane a più 10. Riceve Pinali, poi costruisce in bagger migliori, tiene Agostini questo pallone, poi Mambelli. C'è la difesa di Pinali, migliori spara questo pallone in 4 per Vecchi che viene murata, ma poi c'è la copertura di Galetti e poi ci pensa a Fada a chiudere questo scambio giocando sulla mano esterna del muro di Reggio Emilia. 10-21 il punteggio, Serena Vecchi in battuta. Invece al servizio riceve Gozzi, poi Agostini in 4 per Mambelli, che trova l'undicesimo punto. Baldoni al servizio, intanto c'è un cambio. Entra Di Tommaso ed esce Baldoni. Tommaso al servizio, riceve Pinali, poi arriva un doppio fischiato a migliori, 12-21 il punteggio, Di Tommaso sempre al servizio. Palla che tocca il cordino, poi costruiscono le ragazze della Coveme, c'è la difesa di Gozzi, palla al centro, ottima difesa di Vece, poi Spada che viene murata, ma c'è un ottimo recupero per la Coveme, Mambelli, ottima difesa di Galetti, poi Agostini, grandissima Coveme in questa situazione. E poi è out l'attacco di Pinali, però cosa ha fatto la Coveme in questo scambio? Si vede sempre il grande cuore di San Lazzaro, 13-21 il punteggio. Adesso c'è un time out chiesto da Casadino. Si torna in campo sul punteggio di 13-21 per la Coveme.
riceve Galetti, poi palla in quattro per Pinali che trova la difesa del libero di Reggio Emilia e poi arriva il punto di Mambelli da posto 4. 14-21 adesso il punteggio. Di Tommaso al servizio, poi Migliori, adesso c'è una piazzata da parte di Pinali, Bici, palla in quattro per Mambelli, ma è out il suo attacco. 14-22 il punteggio, spada in battuta. Riceve Gozzi, poi Agostini per Mambelli che commette il secondo errore consecutivo, 23-14 il punteggio. Spada al servizio, riceve Mambelli, poi Agostini per Di Tommaso che sbaglia un po' il tempo, poi Pinali. C'è Gozzi, poi Agostini per Mambelli ed è il terzo errore consecutivo. Match point quindi per la Coveme con spada in battuta. Spada al servizio, poi Agostini che annulla il... con Agostini e ad annullare il primo match point è Righelli. Adesso c'è un cambio, entra Paterlini sul punteggio di 15-24. Chiude 3-1 anche l'ultima giornata, Coveme che termina il girone di andata con solo due sconfitte, ottima veramente questa prima parte di stagione per la squadra di Salazzo che adesso dovrebbe essere qualificata per le Final Four di Coppa Italia. Aspettiamo comunque l'ufficializzazione, intanto Coveme che si prende l'applauso e Capitan Forni che va a salutare la squadra avversaria sostenuta dalle centrali Spada e Focaccia. Per questa sera è tutto, ancora complimenti alla formazione di coach Casadio e anche dopo l'intervista di Forni possiamo dire che il sogno Coveme continua, complimenti veramente a tutta la squadra, in particolare a Sara Migliori che è subentrata nel corso della partita disputando veramente un'ottima prestazione, per cui per questa sera da Reggio Emilia è tutto, ragazze della Coveme che continuano a prendersi gli applausi come è giusto che sia, ricordo l'appuntamento con la rubrica di Radio Nettuno, ma adesso è arrivata la notizia Coveme che si aggiudica l'accesso alla Coppa Italia, quindi davvero complimenti a tutto lo staff e a tutta la squadra che come ha detto Forni ha sempre giocato e si è sempre allenata con grande continuità. L'appuntamento comunque per domani mattina sulle frequenze di Radio Nettuno e poi per mercoledì sera. Continuate a seguirci, grande commozione fra le ragazze della Coveme, vediamo anche Galetti che va a abbracciare tutte le ragazze. Per questa sera è veramente tutto, io vi saluto e vi auguro una buona serata.